Allora, ospite al nostro Hot Corner qui a Bari oggi, Lina Siciliano. Ciao Lina, come stai? Ciao Andrea. Possiamo dire che sei una delle rivelazioni dell'anno o ti offendi? No, no, Non ti offendi? no, no, è un piacere, anzi, meraviglioso. Allora, ti abbiamo visto in Una femmina, è un film potentissimo in cui hai un ruolo veramente intenso, duro, ma meraviglioso. Com'è stato? E quanto è stato difficile poi? Perché insomma, non è Beh, sì. proprio una commedia, diciamo, ecco. No, sì, appunto, poi Rosa è un personaggio un po' complesso, no? Con una grande responsabilità, una grande importanza, come dico io, di voce, no? Di Sì, è urlare al mondo vero. questa sua ribellione, questa sua emancipazione, quindi ha avuto l'importanza di far sì che questo messaggio arrivasse, spero infatti sia arrivato nel Sì, migliore dei ma sì. modi. Però hai sentito anche la responsabilità. Certo, è stato un peso, tra virgolette Paura, hai avuto peso, paura. certo, è così la Beh. paura di non riuscire, di non potercela fare, di non portare a termine questo Certo. Poi dietro lavoro c'era Lirio complesso. Abbate, c'era tutto un lavoro, Sì, insomma, quindi. questi soggetti meravigliosi, Dalirio, Francesco Costabile, gli attori Vabbè, che non è Fabrizio un Ferrer. cast ma è una famiglia, dico io, perché ho trovato un affetto veramente caloroso. Poi il fatto che mi abbiano consigliato, no? Mi Ah. abbiano anche aiutato, essendo il mio esordio, essendo il mio primo Certo. film, poi non ho mai recitato, non ho mai frequentato scuole di recitazione, per cui per Cioè, ma scusa, cosa hai pensato quanto ti hanno preso? Hai detto adesso che detto no, faccio? vabbè, Adesso ma devo questo è uno fare. scherzo, è impossibile che mi hanno preso, anche perché insomma il fatto che io non avessi mai studiato, non Esatto, avessi uno mai. dice, vabbè, ci provo Però e poi. Francesco si è fidato totalmente, è stato un incontro, come dico io, un'alchimia forte, no? Il fatto di essersi fidato di una ragazza che non ha mai studiato, che non sa cosa è il cinema a livello Tu però c'hai una tecnico. faccia da cinema, eh? Sì, speriamo, dai, Eh sì, speriamo. c'è proprio la faccia, cioè nel senso che poi è molto espressiva, c'è anche dei pezzi di film in cui non parli È e il dici di. silenzio a parlare, Esatto. anche Ma come l'hai perché. preparato il ruolo? Con me c'è stata la mia acting coach, Ok. Assunta Nunez, con cui noi 10 minuti prima, con chi io 10 minuti prima facevo questo training, dove Lina si permetteva di scavarsi a fondo affinché riuscisse ad emergere Rosa. Ah, ok, quindi è stata proprio È Lina e Rosa. stata Lina e Rosa che si sono amalgamate, no? È Sono stato. diventate amiche alla fine. Sì, io dico che io e Rosa siamo proprio la mia confidente, anche perché la mia psicoterapeuta, devo dire che mi ha aiutata tanto, perché comunque io non ho avuto un passato bellissimo, il mio è stato un passato difficile, è stato un passato in cui anche io delle volte pensavo di non potercela fare, di non E riuscirci. quindi Rosa ti ha aiutato Quindi da questo Rosa punto di vista. è stata la mia rivelazione perché mi ha dato la possibilità di permettere anche a Lina Di uscire, di emergere. di urlare questa sua Ma Lina, ribellione. dopo un esordio così, dopo questo film, cosa si fa adesso? Stai Cosa si pensando al fa? futuro? Sì, mi sono messa in mano ad un'agenzia meravigliosa che mi sta proponendo, sta facendo sì che io possa fare dei provini. So che ad oggi mi hanno presa come protagonista in un altro Ah. film che si girerà ad agosto, quindi Puoi dirlo. non lo posso dire Ah. ancora, sia per Sì, esatto, scaramanzia e sia finché. perché a livello insomma, Certo, tecnico, non produttivo. produttivo, esatto, non si può ancora rivelare, ecco. Vabbè, non diciamo niente. Senti, Lina, che spettatrice sei tu? Cosa Io guardi? sono spettatrice da Will Smith, so che questo periodo, Adesso non puoi. insomma, non è, però sì, Cioè, tu io ameresti Will Smith come ti piace? sempre, sempre, Ma cosa sempre, gli è venuto in nonostante. mente? Io a un certo punto ho pensato che fosse Guarda, finta. io non lo giudico, da premettere che anch'io ho Ma tu sofferto di pensi che sia alopecia. vera? Come scena Perché io a un dici? certo punto all'inizio ho pensato Sì, che guarda, fosse si discute un molto su questo evento. Alcuni dicono, come anche mio fratello, po'. che sarà una messa in scena loro per fare Sembra, insomma sì, per un po' alzare di. l'ascolto, Sì, esatto. perché poi. Perché intanto Però. l'enfasi con cui lui va lì e gli dà la sberla. Ma anche l'enfasi con cui lui supera tutto con molto. Sì, esatto, che sarà proprio Il come se. Sì. presentatore, Esatto, come se. Oh! sì. Sì, è stato anche questo che mi ha meravigliato, però insomma io non giudico, da premettere che anch'io ho sofferto di alopecia, quindi so cosa vuol dire. So quando una persona ti Certo, ti tocca poi quelle prova, corde lì. sì, poi so cosa. Io ho visto anche insomma Will,
chissà quante volte avrà cercato di risollevare la moglie, chissà quante volte sì. l'ha vista piangere, quindi insomma non è solo un male fisico. No, il problema è che poi noi viviamo in un tipo di società oggi, no, in cui o sei buono o sei cattivo, esatto, non ci sono più vie di mezzo, esatto. Cioè o sei da condannare. Non è così, no, non è così. Diciamo che insomma, la follia c'è un po' in tutti, quindi sì. ci sta un momento in cui uno perde le staffe. Se ne perde la brocca e dice anzi sì, è umano. Ma ci sta, che... siamo umani, non è giusto che gli attori debbano per forza dire quello sì, che... Sì, poi c'è, esatto, devono essere il modello, non è poi no, il modello comune. Ma assolutamente, cioè anche questo è il bello, no? Essere se stessi. Sì, io con il mio compagno dico piede a terra e testa alta, cioè non essere quello che ti vogliono far apparire, vogliono che tu sia, ma l'umiltà secondo me è quella che vince in tutto e per tutto. È bellissimo. Sì. Quindi saresti una, cioè ti piace, ma quale, Will Smith ti piace tipo? Il Alla ricerca della felicità, è un po' la mia vita. Quello è un grande film, eh? È un po' la secondo mia me vita. Sai che doveva vincerlo allora l'Oscar? Deve, non per, dovrei, cioè, doveva, sembra, doveva. Quello è un film. Anche perché è pieno di significato. Io ho una scena in mente molto forte, ovviamente sono tutte molto forti. Ma una delle tante è stata quando lui diceva al figlio di non permettere a nessuno di dire che una cosa non la sapeva fare. Neanche a lui, quella è bellissima. Nemmeno al padre, perché quando sono loro che non lo sanno fare, non tu. Esatto. Loro che ne sai delle potenzialità che c'hai tu. Che poi tra l'altro quella cosa è fantastica perché lui dice nemmeno tuo padre però, esatto, no? Perché è facile dire agli altri. E in quel caso poi un padre modello, perché sì, c'è da sottolineare che loro stavano vivendo una vita, una vitaccia. E lui faceva in modo che il figlio vivesse una realtà quasi magica, no? I dinosauri, sì, dinosauri in, quel, sì, in quella scena in cui vanno a dormire nel bagno della stazione, invece per il figlio era una caverna da cui insomma... No, un film cioè, è un... meraviglioso, sì, sì. Poi Will insomma... È un grande film, voglio lì doveva dire. Vincere l'Oscar, anzi io lo dico sempre a Gabriele per Muccino, me il fatto che lui abbia che vinto ci guarda anche... sempre, io dico lì doveva vincere l'Oscar Will sì, Smith. Doveva vincerlo. Gabriele doveva vincerlo lì. Sì. Senti, invece il tuo cult assoluto, quello dell'Isola Deserta, è proprio questo? Il? Cioè stasera il tuo cult, stasera devi andare sull'Isola Deserta e devi portarti un solo film. Sì. Che porti? Questo? Sì, una femmina. Ah, ti porti il tuo? Sì. Ah, vabbè, ovviamente sì, porto anche... Dai due, te ne do due, sì. Dai, forte. Una femmina così te lo riguardi sull'Isola sì. Deserta. Sì, e poi insomma questo, poi da premettere che insomma è uno dei premi più... Cioè una delle attrici, no? Il premio che mi è stato dato è una delle attrici più grandi, no? Mariangela sì. Melato, quindi per me io ancora non ho realizzato, ecco, non riuscire a trovare la gente. Adesso però esatto. devi ripartire da qui, quindi devi sì, realizzare. Poi comunque io vengo pure da Berlino, uno dei festival più certo. importanti internazionali al mondo. Per quanto cui... è cambiata la tua vita, Lina? Tanto, ah no, senso come che, no, aspetta, cerco di sottolineare, di far capire cosa intendo. Io faccio la casalinga, la mamma, la moglie a tempo pieno, quindi comunque, eppure cerco di incastrare lavoro e vita, insomma, no? Vita di tutti i giorni. Vita, quindi per me cioè, è cambiata tantissimo, perché mi ha dato la possibilità di essere qui, in questi meravigliosi contesti, in questi grandi contesti, quindi comunque è cambiata, certo che è cambiata, però cerco di essere sempre la Lina, di sempre. La famiglia che dicono? Il mio compagno ti monta a capo, tu dico proprio in maniera calabrese. L'ha visto, sì, visto. Sì, certo, sì, poi lui comunque è stato sul set. È stato sul set con me, quindi comunque no, lui mi ha appoggiata su tutto e in tutto, è stato sempre presente, per cui io, poi i miei fratelli ovviamente che sono che parte anche fondamentale della mia vita. Per quanti li cito poco, ma è stata sempre la mia famiglia. Vabbè, adesso sei anche un Hot Corner ufficiale, quindi anche noi di Hot Corner ti seguiamo e vai. Grazie. Grazie Lina. Mille, grazie a te. Grazie.